Signori, oggi facciamo... Prima facciamo l'intro. Regà, buongiorno e bentornati nella mia cucina. I soliti biscotti, solito croccante, solito torrone, soliti muffin con il colorante tipo sangue. Sì, ma no, l'altro giorno parlando con la mia amica Ludovica Valli, stavo dando una mano a fare il tiramisù e mi fa: Dado, sarebbe figo fare una zucca piena di tiramisù. Io... ho avuto l'illuminazione. Io sono corso in cucina, avevo una zucca delica. Cavolo, questa qua la cuocio, faccio i savoiardi, facciamo la crema mascarpone, la riempiamo e poi andiamo a tagliare la fetta e ci viene la torta di tiramisù dentro la zucca. Regà, oggi facciamo il tiramisù, facciamo i savoiardi, facciamo la crema al mascarpone. Zucca, lista della spesa. Dunque, cari miei boys, la lista della spesa per i savoiardi è 60 grammi di zucchero semolato, 4 tuorli, 90 grammi di farina, dove all'interno abbiamo messo un paio di grammi di lievito per dolci, i 4 albumi dei 4 tuorli e altrettanto zucchero, quindi 60 grammi di zucchero semolato. E mi stavo scordando un baccello di vaniglia. La prima cosa che dobbiamo fare qual è? Aprire il baccello di vaniglia, inciderlo, e metà lo andremo ad utilizzare per aromatizzare i tuorli. Tutti i semini all'interno, lo mettiamo all'interno dei nostri tuorli e adesso li andiamo a montare. Il baccello, come vi ho sempre detto, non buttiamolo, lo teniamo per aromatizzare dello zucchero, per fare l'estratto di vaniglia. Lo mettiamo nella nostra planetaria, i nostri 4 tuorli con la vaniglia, lo zucchero. Diamo una leggera mescolata subito, perché sennò fa i cristalli e alcuni pezzi non si scioglie, e l'andiamo a montare come si deve. Una volta che noi avremo un risultato giallo e spumoso, cosa facciamo? Togliamo il nostro composto, laviamo tutto e andiamo a montare i nostri albumi. Intanto io ho il forno già preriscaldato caldo, dove sto cuocendo la zucca, a 160-180. I savoiardi dovremo cuocerli in modalità statica. Se abbiamo il forno che fa statico e ventilato, preriscaldiamo il forno a 180 gradi in modalità statica. Io non ce l'ho. Se non abbiamo il forno statico, abbassiamo di una ventina di gradi la temperatura, quindi lo impostiamo a 160. Quando il nostro composto scriverà, allora via. Mi raccomando, il composto deve scrivere e adesso passaggio fondamentale è lavare perfettamente. Se ci sono dei grassi, la nostra montata di albumi non monta, neanche se volete. E introduciamo un terzo dello zucchero, perché se noi andiamo ad introdurre tutto lo zucchero insieme, c'è possibilità che qualche chicco non si sciolga e cristallizzi, dando una consistenza non liscia. Si sentiranno i cristallini, che cambia poco, però se possiamo evitarli meglio. Introduciamo un terzo dello zucchero, cominciamo a montare e cominciamo ad introdurre il restante zucchero, quindi 60, ne mettiamo 20, cominciamo a montare. Man mano che quello monta, noi introduciamo poco zucchero per volta. Man mano che monta a filo, gli aggiungiamo il restante zucchero. Cominciamo ad aggiungere la montata di tuorli e zucchero, poco per volta, e andiamo a mescolare con una marisa dal basso verso l'alto, incamerando il composto e stando attenti a non smontare la montata di albume. Introdurremo la successiva quando vedremo un composto abbastanza uniforme, che non avrà smacchiate di tuorlo e non avrà smacchiate di albume. Fatti in casa hanno un sapore diverso, sarà il fatto che li fate voi, quindi avete una gratificazione maggiore. Poi provate a farli, la Ludo non li aveva mai fatti, li ha fatti, mi fa: uno, sono facilissimi, due, sono buoni perché li hai fatti tu, perché sono buoni. Aggiungiamo in 3 volte, per quanta manualità si possa avere, più colpi gli diamo, più sono colpi che vanno a smontare la buttata. Andiamo sotto, tiriamo su, sotto, tiriamo su, sotto, tiriamo su. Prendiamo il nostro setaccio e andiamo ad aggiungere le farine, che setacceremo e aggiungeremo in 3 battute. Incorporiamo, giri sotto e tiri su, giri sotto e tiri su. Teniamo il bordo pulito, giri sotto e tiri su. Aggiungiamo la prossima quando non vedremo più traccia di farina libera in giro. Ci prepariamo a dressarlo, prendiamo la nostra sac à poche, gli mettiamo all'interno una bocchetta del 10, quindi da 1 cm, 10 mm, prendiamo un boccale,
Dunque, prendiamo una placca, diamo una punta per lato, perché così riusciremo ad attaccare la nostra carta. Proprio la sporchiamo leggermente. Come vedete, la sac à poche è ben areata, abbiamo fatto una bella montata. Proviamo. Andiamo a fare dei savoiardi di 10 cm distanziati uguali. Una volta che li avremo dressati, li andiamo a spolverare. Lui li andava a spolverare delicatamente con dello zucchero a velo, facendo sì che questo zucchero fungesse da camicia, diciamo, e trattenesse i gas che in lievitazione avverranno. Li tratterrà all'interno e farà sì che il nostro savoiardino cresca maggiormente. E li inforniamo in forno caldo a 160 gradi per un 15 minuti circa. Sono leggerissimi. Signori miei, facciamo la crema al mascarpone. Per la crema al mascarpone io vado ad utilizzare la ricetta che faccio solitamente, ovvero utilizzo solo i tuorli, non utilizzo gli albumi montati. Perché? Perché effettivamente guardavo la ricetta di un ragazzo. Se tu vai a mettere l'albume, per quanta aria tu gli possa dare, vai ad annacquarlo o comunque vai ad allungarlo e vai un po' a perdere, rendendolo sì più delicato, però perdendo secondo me l'essenza della crema al mascarpone. Punto di vista, lo trovo delizioso, lo trovo più buono, lo trovo più palatabile. Gli ingredienti per la crema al mascarpone. Prima vi faccio vedere la zucca. Io l'ho incisa in superficie, ho cercato di livellare l'interno. L'idea qual è? Riempire questo stampo di crema mascarpone savoiardi. Quando la servo vado a tagliare una fetta in modo che io ho la fetta di zucca con il tiramisù all'interno. È paura mia più che altro, che mi si smonti, che non mi regga. Cosa vado a fare? Gli vado ad aggiungere della gelatina. Io ho ammollato 5 grammi di gelatina. Allora, considerando la quantità di savoiardi che ho, ho due placchettine così, e voglio riempire questa zucca. Per stare dalla parte dei bottoni vado a fare 1 chilo di mascarpone. Sicuro mi basterà 0,5 chilo. Però per andare a finire le due placche di savoiardi ne faccio in più, glielo do a mia madre, lo porto a lavoro e fidatevi che qualcuno lo... Gli ingredienti per la crema al mascarpone sono 120 grammi di zucchero. Vado a utilizzare 20 grammi di zucchero ogni tuorlo. Qua ci sono 6 tuorli e qua ci sono 50 ml di Grand Marnier, o potete usare del Marsala, e 40 ml di acqua. Potete non metterlo, certo, assolutamente, ma ho provato a farlo senza e ho provato a farlo con. Gli dà una nota aromatica veramente, ma veramente, ma veramente molto interessante, ve lo giuro. Prima cosa che faremo qual è? Porteremo in planetaria i nostri tuorli, lo zucchero, ma mescoliamo subito perché sennò fa i cristalli e non si scioglie. Una volta che gli abbiamo dato una smossa così, siamo già a posto. E gli andiamo a mettere mezzo baccello di vaniglia, perché ne abbiamo utilizzato solo metà, e cominciamo a fare montare finché non scrive. Quando il nostro composto scriverà esattamente come prima, introduciamo i liquidi poco per volta. E andiamo a pastorizzare tutto. Andiamo a pastorizzare a bagnomaria, lavorando con una frusta e portando il nostro composto a circa 85 gradi. La fiamma è molto dolce. Andiamo a pastorizzare perché? Perché così riusciamo ad abbattere i batteri, può dare l'uovo crudo, che sono i batteri per la salmonella, eccetera. E perché è un processo che va fatto. Per quanto le nostre mamme non abbiano mai pastorizzato, sicuramente, la mia per prima, per quanto le uova possono essere fresche, è un processo che andrebbe fatto. Possiamo farlo o così, oppure facendo uno sciroppo con acqua e zucchero, lo portiamo a 121 gradi, lo aggiungiamo sui tuorli e l'andiamo a pastorizzare. Arriviamo a 85 gradi, ci spostiamo di nuovo in planetaria e andiamo a lavorarlo finché la temperatura non si abbassa ai 35. Potete non farlo, sì, però secondo me provate una volta a farlo, vedete se il risultato effettivamente cambia e vi soddisfa, e poi valutate. Una volta arrivato a 85 gradi lo travasiamo e con la frusta lo lavoriamo finché non arriva a 35 gradi, li abbassiamo di temperatura.
Aggiungiamo la gelatina, sciolta in 5 volte il suo peso nell'acqua. Signori miei, andiamo via all'opera. Andiamo i savoiardi, veloce veloce perché sono leggerissimi. Dentro, fuori, sgoccioliamo. Cioè io ho già riempito la mia zucca e ho usato un terzo dei savoiardi che dovevo utilizzare e meno di un terzo del mascarpone perché l'ho montato bene ed è triplicato. Adesso mi munirò di 12-13 ruoline e faremo tiramisù per tutto il vicinato. Gli mettiamo una bella pellicola, lo facciamo rapprendere completamente in frigo, scioglieremo del cioccolato fondente e con l'utilizzo di un beccuccio andremo a cercare di provare di fare una ragnatela. Non l'ho mai fatta, sicuro mi viene una cagata. È giunto il momento dei decori. La prima cosa che dobbiamo fare qual è? Sciogliere del cioccolato. Prendiamo del cioccolato al coltello, lo taglieremo a scaglie fini fini e lo faremo sciogliere in microonde. Fin quando non arriverà a una temperatura di circa, indicativamente, 40 gradi. Prendete molto molto con le pinze quello che sto per dirvi. Sono le temperature circa di temperaggio del cioccolato. Per fare il temperaggio bisogna portare il cioccolato a una certa temperatura, a un determinato grado. Fargli abbassare la temperatura. Cioè no, è una procedura, non è difficilissima, ma ci vogliono le strumentazioni adatte. Io non sono la persona adatta per dirvelo, quindi sciogliere il cioccolato fino a circa 40 gradi, metterlo nel nostro beccuccio che adesso vi farò vedere come si fa, provare a disegnare. A disegnare faccio cagare. Lo mettiamo in Danadaz e lo andiamo a sciogliere a microonde mescolando di continuo, ogni qualche secondo mescoliamo. Per preparare il triangolo come si fa? Andiamo a piegare della carta forno ottenendo un triangolo. Chiaramente più il triangolo sarà grosso, più la dimensione del nostro conetto sarà grosso. Prendiamo con la sinistra, giriamo e stiamo fermi. Con la destra gli va intorno, gira e una volta che gira viene su. Una volta che viene su, in base a quanto tiriamo il lato di destra, vedete che la punta si assottiglia, si fa piccola. Una volta che siamo qui, giriamo il lato alto in modo da fermarlo. Una volta che l'abbiamo fermato, vedete, noi abbiamo il nostro cono con la punta chiusa e sopra è chiuso. Rifacciamolo. Creiamo un triangolo. Prendiamo una mano, giriamo, questa gira intorno, una e due. Quando arriviamo a chiudere la punta del nostro cono, andiamo in su. Andando in su si fa la punta. Rincalziamo l'angolo e noi abbiamo il nostro conetto con la punta chiusa. 39 gradi e mezzo. Assaggiamo. Alla vostra. Porca voglia! È spettacolare! Perché è la cosa più buona del mondo. No, fra... io mozzico, io tiro.
No, vabbè, fra, vi giuro, è pazzesco. È buonissimo. E la zucca ci sta da Dio. La zucca ci sta da Dio. L'ho fatta cuocere in forno con calma a 160, l'ho messa lì, ci ha messo un'ora e mezza, tipo quello che ci ha messo. La volevo proprio così morbida, scioglievole. Alla fine, proprio alla fine, quando mi mancavano 5 minuti, ho dato una spolverata leggera di zucchero a velo. Rega, fa paura, paura. È buonissimo. Ludo, grazie, mi hai fatto scoprire la cosa più buona del mondo. Basta, o me la finisco, giuro. C'è la crema al mascarpone che è delicatissima, stra spumosa. Il savoiardo che si scioglie, cioè arriva un leggero aroma di caffè. Quando becchi il cioccolato dà una sensazione gradevolissima, è buonissimo. Boys, il video finisce qua. Io vi ringrazio, questa puntata di Halloween finisce qui. Scrivetemi, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a rifarlo, anche se non è Halloween. Trovate una dedica e fatelo, fidatevi. Ma io vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare dicendomi che cosa vorreste vedere, che ricetta vorreste, che sono qui pronto per farla, pronto per sperimentare. Mi sa che me ne mangio un'altra fetta. Ciao boys, bacioni.